parola a Edoardo Zanchini. Grazie, buongiorno, insomma anche complimenti per questa iniziativa di cui c'è un gran bisogno, anche perché dobbiamo capire, discutere, anche se come è noto si sa qualcosa, girano dei testi, ma in realtà stiamo parlando di anticipazione rispetto a una delle possibili riforme di cui conosciamo i contorni, ma appunto molto c'è da scoprire. In particolare rispetto alle questioni ambientali, in questo caso non si parla di soldi, cioè non si parla di un cambio rispetto alle risorse che vengono gestite dalle regioni. Il problema è molto più sostanziale, nel senso che rispetto ad alcuni poteri che oggi sono esclusivi dello Stato, come la tutela degli ecosistemi, dell'ambiente, del paesaggio, si passerebbe a un trasferimento rilevante di poteri alle tre regioni, appunto, di cui, come noto, si parla, e ulteriori poteri rispetto a quelle materie che invece sono concorrenti, cioè il governo del territorio e i trasporti. Quando si entra nel merito delle scelte che si vorrebbero prendere, si capisce come davvero diventeremmo un paese con alcune realtà in cui valgono delle regole differenti e in cui davvero le scelte fondamentali che tengono assieme il paese, pensiamo alle infrastrutture, funzionerebbero in una maniera completamente differente. Ma proviamo a capire perché è così sbagliato questo approccio. La prima ragione è nota, viene raccontata prima dal presidente dello Svimez. Questo è un paese in cui ci sono delle forti differenze, delle forti contraddizioni su cui bisognerebbe intervenire. Ma anche se si guarda al futuro, quali sono le sfide che questo paese ha di fronte nei prossimi anni in campo ambientale? Il primo sono i cambiamenti climatici. Noi siamo un paese impegnato a livello europeo nella lotta ai cambiamenti climatici con politiche che dovrebbero permettere di aumentare la diffusione delle rinnovabili, di aumentare gli interventi di efficienza energetica e in parallelo anche intervenire per fare fronte a tutti i problemi che in questo paese già si vedono di impatto dei cambiamenti climatici che in qualche modo incidono in un paese già disgraziato per la sua situazione geologica, morfologica, sismica, quindi un paese sempre più fragile proprio per l'impatto dei cambiamenti climatici. Allora, è possibile affrontare questi temi rafforzando i poteri delle regioni a fronte invece di ministeri sempre più deboli e quindi di un coordinamento sempre più inefficace? Oppure una delle altre grandi questioni che questo paese dovrebbe spingere è quella dell'economia circolare, che significa rafforzare la raccolta differenziata ma anche dare delle regole per il recupero di prodotti, la gestione dei rifiuti che possono diventare sottoprodotti e quindi costruire delle forti economie territoriali. Allora, chiedere come fa per esempio il Veneto e la Lombardia, che tutta questa materia in qualche modo venga gestita direttamente, anche regolata direttamente dalle regioni, è quanto di più insensato ci possa essere, anche da un punto di vista delle imprese che si dovrebbero trovare regole differenti per cui un prodotto, pensiamo a un mattone o a qualcosa che può essere utilizzato in edilizia e che proviene per esempio da il recupero di materiali provenienti dalla siderurgia, che avrebbe una caratterizzazione differente se si sta in Veneto o si sta in Lombardia. È una cosa del tutto senza senso, ma se poi si entra nel merito anche delle questioni che questo paese ha di fronte, pensiamo all'inquinamento, in particolare l'inquinamento dell'aria in pianura padana. Qual è il senso di avere un sistema sempre più articolato di regole, di competenze, di controlli, senza un ruolo dello Stato? Il problema dell'inquinamento in pianura padana non si divide al confine tra il Veneto e la Lombardia o tra Lombardia e l'Emilia, avrebbe ancora più bisogno di una politica nazionale capace di affrontare questi problemi, oppure i problemi del sud rispetto, mi ha detto prima, ai tanti ritardi, ma anche alle questioni della depurazione. In realtà noi quello di cui avremo bisogno è un ruolo più forte dello Stato, più incisivo, in particolare nei controlli, anche nelle materie trasferite alle regioni. Pensiamo a alcune vergogne di questo paese. In questo paese le regole e la fiscalità, cioè le tasse che si pagano sulle cave, sono gestite dalle regioni, cioè le regioni decidono con le leggi dove si può cavare, decidono i piani e decidono quanto si paga. Questo paese si paga una miseria per cavare e lì c'è tutto il conflitto di interessi delle regioni, che sono appunto in cui uffici sono sostanzialmente governati dai cavatori, per cui si paga pochissimo, anche in Lombardia, anche in Emilia Romagna, anche in Veneto. Ci sono alcune regioni d'Italia in cui proprio non si paga per cavare. Allora, ricordiamoci, per la legge, la Costituzione, quel materiale è di tutti noi, quindi noi abbiamo, noi italiani, noi attraverso la potenza ambientale abbiamo il diritto di decidere che cosa fare. Allora,
Il paradosso è che laddove c'è stato un pessimo funzionamento di queste procedure affidate alle regioni, in particolare in Emilia Romagna, in Lombardia e in Veneto, si copia questo modello e lo si estende anche ad altre questioni. Noi dobbiamo proprio far capire che il tema invece è proprio di avere delle regole uguali nel tutto il paese che possano aiutare dei processi per cui c'è una gestione trasparente, per esempio di questi processi che riguardano le cave, e una tassazione uguale. Noi come Lega Ambiente abbiamo avuto sempre delle forti polemiche nei confronti delle regioni su questo tema. Quando dicevamo all'allora presidente dell'Emilia Romagna Errani che era una vergogna quanto pagavano in Emilia Romagna, non si che mediamente si paga meno del 2% di quanto del prezzo finale, in alcuni casi come per i materiali di pregio si paga il 2 per 10.000, perché il marmo di Carrara è un marmo che si vende in tutto il mondo a dei prezzi incredibili, e viene dato una miseria al comune per i canoni. Quando abbiamo detto al presidente allora Errani, lui ci disse ma se io alzo le tasse da noi poi i cavatori si spostano in Veneto e in Lombardia. Ed è così, è per quello che serve un ruolo dello Stato, perché sennò si fa una concorrenza al ribasso sulle questioni ambientali. Oggi è così, e se si affidassero, come viene chiesto dal Veneto, Lombardia e Emilia, maggiori poteri anche in altri campi, questo processo andrebbe ancora più avanti. Un ruolo dello Stato e un coordinamento serve, ed è il vero limite di questi anni, e serve per tante questioni. Ho citato le cave, ma si potrebbero citare anche qui un'altra vergogna, che sono le acque minerali, in cui si paga pochissimo a fronte di guadagni incredibili da parte di chi appunto vende quelle bottiglie lì a 2 euro al litro e le paga meno di 2 centesimi al litro per quanto paga di canone. Si capisce, è un'autentica follia. Anche qui, se improvvisamente per quell'acqua che si chiama Sant'Anna la regione Emilia Romagna aumentasse i canoni, si sposterebbe in un altro territorio, perché appunto si avrebbe una concorrenza senza senso. Noi dobbiamo riuscire a far capire che questi sono temi che sono completamente nella nostra possibilità di paese da governare, ma che hanno bisogno di una regia nazionale. Stessa cosa per le spiagge, i canoni per le spiagge. Insomma, se continuassimo ad andare in questa direzione, ripeteremo gli errori fatti dalla regione in questi anni. E poi c'è il tema dei controlli, cioè quali sono le questioni ambientali, le scelte per cambiare il futuro, cioè i cambiamenti, la lotta ai cambiamenti climatici, l'economia circolare, e poi il diritto di ognuno di noi ad avere appunto un accesso alla spiaggia, ad avere un'aria pulita, ad avere bere un'acqua pulita, ad avere dei mari puliti. Allora, questa cosa non può essere diversa in funzione delle regioni. Ci devono essere delle regole, se no non siamo più un paese. Cioè, questo deve essere chiaro. Perfino negli Stati Uniti ci sono delle leggi, lo Stato più federale del mondo, ci sono delle leggi federali che stabiliscono i parametri. Andremmo in una direzione per cui si potrebbero avere parametri differenti, per cui qualcuno potrebbe dire: noi in regione Lombardia, siccome pensiamo allo sviluppo, possiamo abbassare questi limiti a fronte di altre situazioni. Questo c'è scritto, e qui c'è il pericolo, ed è per questo che serve alzare anche il livello del dibattito, far capire che su alcune questioni ci sono dei diritti da parte delle persone, dei cittadini italiani, che sono gli stessi, che devono essere tutelati nello stesso modo, quindi con regole e parametri che devono essere gli stessi. Ci devono essere gli stessi sistemi di controllo. Un esempio è quello che è stato fatto nella scorsa legislatura. Nella scorsa legislatura si è finalmente intervenuti su un sistema nazionale di protezione ambientale, perché ogni ARPA, cioè le agenzie regionali, protezione ambientale regionali, in questi anni è andato per conto suo, con sistemi di controllo, modo di lavorare completamente differenti. Alcune ARPA non controllavano nulla, non facevano nulla. Il caso più famoso è quello dell'Ilva di Taranto, in cui l'ARPA proprio non faceva i monitoraggi. Ora si sta andando verso un sistema nazionale che mette in rete queste agenzie di protezione. Se si andasse avanti in direzione proposta dalle queste tre regioni, si farebbe un passo indietro di nuovo, perché a quel punto ci sarebbe una maggiore autonomia. Allora, tutto questo non ha alcun senso, e in particolare non ha alcun senso se poi si guarda quelle che sono in qualche modo le proposte che si sa sono state presentate. C'è un po' di analisi su questo, c'è un articolo di Francesco Pallante che entra un po' nel merito di alcuni di questi temi, ma mi provo a spiegare con alcuni esempi della follia di questo approccio. Il paesaggio. Allora, in Italia noi abbiamo una situazione molto complicata per quanto riguarda la tutela paesaggistica, perché quando fu approvata la legge Galasso nell'85 si individuò un certo numero di aree tutelate da un punto di vista paesaggistico molto ampio, e poi il passaggio successivo era le regioni fanno i piani paesaggistici e quindi individuano come si gestisce tutto questo.
Poi successivamente, negli anni 2000, è stata fatta anche una riforma del codice per rendere ancora più efficace tutto questo, in attuazione di quello che erano il codice europeo del paesaggio. E cosa si doveva fare? Approvare dei piani con un coordinamento, quindi condivisi dal Ministero dei Beni Culturali e dalle regioni, per gestire questi beni. In questo modo diventava più facile, tu non c'avevi più il problema di questo paese, sempre ribadito giustamente, dico io, da chi appunto vuole intervenire nel territorio, che io devo andare da qualcuno, che è un funzionario, che in maniera discrezionale mi dice se quell'intervento va bene in quel paesaggio. Dove sta qui la discrezionalità? Il problema è che appunto io posso presentare un progetto di un albergo sul mare in una zona e mi dicono di no, lo presento in un'altra zona e mi dicono di sì, perché c'è qualcuno che decide discrezionalmente, il sovrintendente. Ma questa cosa è chiaramente inaccettabile. Qual è il paradosso però? Che quali sono le regioni che non hanno mai approvato un piano paesaggistico ai sensi di queste norme, che quindi hanno condiviso le regole e quindi superando la discrezionalità, per cui il funzionario applica il piano? Il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna. Quindi non hanno un piano, e oggi che cos'è che chiedono? Che tutti i poteri siano trasferiti alla regione, per cui in particolare questo lo chiedono il Veneto e la Lombardia, per cui sarebbero loro a individuare i beni, sarebbe loro a fare pianificazione e autorizzazioni, proprio escludendo il Ministero dei Beni Culturali con sovrintendenze nominate dalla regione. In questo modo in Lombardia si potrebbe in teoria fare cose in sopra un bene tutelato dallo Stato, trasformarlo, abbatterlo, eccetera. In questa direzione si potrebbe andare, ed è chiaro che è del tutto senza senso, e neanche giustificabile sul piano della utilità, perché in realtà, per esempio, se si dovesse andare in una direzione virtuosa, si dovrebbe in qualche modo dire: le regioni che fanno il piano concordato, a quel punto io gli trasferisco davvero le autorizzazioni, perché è condivisa la tutela che io ho tra il Ministero dei Beni Culturali e la Regione, quindi non ho più questo problema e semplifico anche i passaggi. Molte cose vengono chieste in materia di rifiuti speciali, di bonifiche, con anche poteri di regolazione, autorizzazione, che però bisognerà chiarire, perché questo riguarda il testo come dire, finale che poi verrà presentato. Secondo me è interessante andare a vedere quello che chiedono in materia di infrastrutture, perché qui si entra, secondo me, nella vera questione, anche qui dei soldi, perché cosa che chiedono Lombardia e il Veneto? Non solo di approvare loro anche le opere di interesse statale. Cioè, quindi, se un'opera di interesse statale in Calabria l'approva lo Stato, la valutazione ambientale la fa l'Ufficio Nazionale di Protezione Ambientale, nel caso della Lombardia e del Veneto no, la approva per quel tratto il Veneto, la Lombardia, e la valuta il Veneto e la Lombardia. Questo significa, come dire, non avere, in qualche modo uscire dal contesto nazionale delle regole, ma soprattutto cosa che chiedono? Di avere anche addirittura il trasferimento dell'infrastruttura, cioè di avere le autostrade oggi esistenti, con concessioni oggi esistenti statali, delle autostrade, degli aeroporti e delle ferrovie, passate al demanio regionale. Qual è la ragione di tutto questo? Non che si voglia fare degli interventi particolarmente virtuosi, eccetera, sono i soldi. Dov'è che già si è determinato questo tipo di federalismo? Con le centrali idroelettriche, che sono passate attraverso una legge dal demanio, e che passeranno appunto, perché poi questa cosa verrà con le scadenze delle concessioni, ma è già stato stabilito per legge, dallo Stato alle regioni. Questo vuol dire che delle dighe con centrali idroelettriche a Sondrio o a Belluno non saranno più messe a gara dallo Stato, ma saranno messe a gara dalle regioni. Questo vuol dire che i soldi che entrano da quelle centrali non entrano più nelle casse dello Stato, ma nelle casse delle regioni. Questo è già un trasferimento netto di risorse dalla fiscalità generale alle regioni, cioè vuol dire che io tolgo soldi alla Campania, alla Sicilia, alla Calabria e al Lazio, perché ovviamente quei soldi entrano lì, malgrado appunto quelle siano opere che sono di tutti noi, cioè sono del paese, sono statali. Non solo, ma questa cosa non è solo ingiusta da un punto di vista
diciamo, generale, in particolare di chi, insomma, dei cittadini del sud, perché larga parte delle centrali idroelettriche sta al nord, ma è pure stupida da un punto di vista, del tema di cui parlavo all'inizio, cioè della lotta ai cambiamenti climatici, perché tu avresti bisogno di gestire meglio quelle centrali dentro una regia nazionale che, per esempio, le fa gestire meglio, le fa produrre meglio e in particolare interviene per mettere dei sistemi, insieme dei sistemi che possano far funzionare queste centrali attraverso delle leve di pompaggio, significa che io posso accumulare energia elettrica, cioè dentro una regia di questi processi, perché io posso accumulare l'acqua e utilizzarla quando ne ho bisogno per produrre nei momenti in cui, per esempio, il peso del solare e dell'eolico diminuisce perché manca il vento e il sole. Quindi dentro una regia, che è quello di cui si parla nella pianificazione energetica a livello nazionale europeo. Allora, tutto questo ovviamente non ci sarebbe più, perché la regione lo farebbe per fare soldi e per fare gli interessi in cui la regione. Per cui si capisce che è sbagliato da un punto di vista generale, eppure sbagliato da un punto di vista degli obiettivi energetici e ambientali. Chiudo, è evidente che però per combattere tutto questo non basta dire è ingiusto per il sud, cioè sarebbe la secessione dei ricchi, lo Stato funzionerebbe male. Bisogna avere anche un'alternativa, cioè bisogna arrivare a una proposta, bisogna anche essere comprensibili. Prima veniva raccontato in maniera efficacissima da Marco Esposito, il modo in cui ci si è ritrovati in questo paese a gestire una domanda politica, una pressione politica sul federalismo e trasformarla in quella cosa incomprensibile al 99% degli italiani e sconosciuta al 99% degli italiani, eppure tragicamente ingiusta nei suoi effetti. Quello che serve ora è un'idea di come questo paese, anche rafforzando le autonomie, diventa un paese in cui questi temi vengono gestiti in maniera più efficace, non solo quello ambientale, ovviamente parlo della scuola, della sanità, di tutti i temi, anche della regia delle infrastrutture. Però dobbiamo uscire da un paradosso, e lo dico appunto da ambientalista e da persona di sinistra in questo ambito. Noi dobbiamo far capire che il tema non sono le regioni, il tema è l'autonomia. E quindi l'autonomia si può esercitare a livello comunale e a livello regionale nella maniera più efficace. Una delle cose che c'è scritta nella legge, nella proposta fatta dalla Lombardia e dal Veneto, è che i poteri vengono presi dallo Stato, ma anche dai comuni. In particolare il campo ambientale si prevede di togliere i poteri ai comuni. Perché tutto questo? Perché ovviamente si vuole rafforzare il ruolo della regione. Ma il ruolo della regione è quello più efficace per governare tutti questi temi? Io penso di no. In larga parte di questi campi è più importante che ci sia un rafforzamento del ruolo in particolare dello Stato di indirizzo e di controllo, di regole, indirizzo e controllo, e poi dei comuni di esercizio dell'autonomia. Sono i comuni che noi dobbiamo rafforzare, è ai comuni che abbiamo tolto le risorse in questi anni, non è la regione la soluzione a questi problemi. Allora dobbiamo ragionare nel modo più efficace con cui dare risposta ai problemi di questo paese. Altro tema, se tu rafforzi il peso della regione, in particolare penso alla Lombardia, tu in qualche modo avrai un effetto politico che è quello che il comune di Milano, e in particolare l'area metropolitana di Milano, si indebolirà. È un assurdo che a Milano e a Roma, che sono le due più grandi città del paese, siano le regioni a gestire le risorse per il trasporto ferroviario regionale. Parliamo di tantissimi soldi, eh? Come vengono gestite queste risorse, il trasferimento di queste risorse? Su una base di, come dire, di ragionamento politico, per cui io ovviamente non sopporto politicamente il grande comune di Milano e quindi lo trasferisco secondo altri criteri. Quando invece la gestione di quelle risorse, che sono dello Stato e vengono trasferite alle regioni, in realtà non dovrebbe andare alle regioni, dovrebbe andare direttamente alla città metropolitana. Ci sono delle sperequazioni nel trasferimento di queste risorse e delle follie nella gestione che sono il motivo per cui la città metropolitana di Milano e la città metropolitana di Roma, rispetto alle politiche riguardo alle infrastrutture ferroviarie e la gestione del trasporto, funzionano così peggio delle altre città metropolitane europee, che invece hanno queste risorse e questi poteri. Per cui in realtà, invece di parlare in generale di quello che sono le città metropolitane, come si fa in questi tanti anni, questi, dobbiamo scegliere alcuni temi in cui davvero rafforzare il ruolo delle città metropolitane, che in particolare nei trasporti e nella pianificazione, in qualche modo insediativa, in modo da, insomma, da legare assieme i nodi del trasporto pubblico con i quali sono i processi di riqualificazione, anche di densificazione, devono andare di pari passo, altrimenti ci sarà un comune che ragiona in un certo modo e comuni intorno completamente slegati. Qui si fa davvero l'interesse.
l'interesse del paese, il ragionamento del futuro, anche un ragionamento che guarda l'interesse di, appunto, di chi lavora nella città metropolitana, che non è che lavora a Milano o a Brembate o a Orte vicino Roma, lavora in un ambito metropolitano e che quindi ha la possibilità di avere il trasporto pubblico a prezzi accessibili, una casa a prezzi accessibili in un sistema che funziona. Così come, su questo chiudo, bisognerebbe pretendere che in questo cantiere si dicesse: io voglio fare questa cosa per questo motivo, e quindi motivo perché devo avere un trasferimento di risorse, o devo rivedere le risorse, o devo rivedere le competenze, perché per come è scritta oggi non se ne capisce davvero la ragione. Quindi torno all'esempio dei piani paesaggistici. Per chi sta dentro una regia nazionale che va in una certa direzione e che quindi fa accordi con lo Stato, come fatto per esempio dalla Regione Puglia e dalla Regione Sardegna, per parlare bene del Sud, per i piani paesaggistici, a quel punto io gli trasferisco maggiore autonomia, gli trasferisco i poteri per esercitare quell'autonomia, perché ho concordato assieme le regole che tutelano i beni paesaggistici. Stessa cosa bisognerebbe fare per altri campi, e in questo modo si capirebbe qual è la direzione virtuosa in cui si sta andando, anche per cercare di superare dei problemi. Altro tema, e su questo davvero chiudo, riguarda le infrastrutture. Se si ragiona nel modo che c'è scritto nella proposta di riforma, e quindi con quelle concessioni autostradali e ferroviarie regionali, e con delle autorizzazioni che vengono date, completamente dalle regioni, e con, diciamo, questo trasferimento fiscale, in qualche modo si fotografa l'esistente e si rafforza l'esistente, cioè diventa quasi impossibile ragionare di quali sono gli obiettivi del paese per ridurre le diseguaglianze che ci sono anche in termini di dotazione infrastrutturale del nord e del sud, e anche di visione del paese, perché ci sarebbe tutta una contrattazione. Partirebbero l'Emilia Romagna e la Lombardia a chiedere: io voglio quel demanio ferroviario e autostradale, quelle risorse e quella potestà, e a quel punto Emiliano si alza in Puglia e dice: voglio la stessa cosa, De Luca fa la stessa cosa in Campania, e c'è un gioco al massacro, per cui anche su questi temi ci sarebbe un processo assolutamente sbagliato e controproducente. Ed è per questo che bisogna ritornare a discutere di qual è la visione del paese e di quali sono le regole più efficaci. E il campo ambientale in qualche modo è uno di quelli a cui guardare con più attenzione, perché sono forti le differenze, le diseguaglianze, e a queste qui si acuiranno nei prossimi anni in una prospettiva di cambiamenti climatici. Allora, a maggior ragione, tu avrai bisogno di una visione del paese, una visione del futuro e di una capacità di leggere assieme questi temi e di governarli. Grazie.